difficile da commentare, da digerire, perché comunque credo che la squadra fino all'episodio del rigore, dell'espulsione, fosse in controllo. Erano due squadre che stavamo combattendo su ogni palla e probabilmente serviva un episodio così per indirizzare da una parte dall'altra. Però che dispiace, sono arrivato da poco, ma sentendo un po' qualche settimana indietro è una cosa un po' che si ripete, quindi dobbiamo sicuramente eliminare, a prescindere da chi lo commette, non è un discorso di squadra, quindi credo che la concentrazione debba rimanere sempre alta per tutti i 90 minuti, perché facendo così si riescono a portare punti a casa, che poi è quello che conta, no? E non si era amaricati come oggi dopo una partita col Pisa, che comunque è una squadra forte, che è partita per fare un campionato di vertice, che però già siamo giocati alla pari, quindi dispiacere grosso è questo. Ma io, è chiaro che è la prima partita che rifaccio dopo 4 mesi e mezzo, quindi la mia condizione non può essere di certo ottimale. Mi devo allenare duramente e con le partite, man mano che passeranno, riuscirò a prendere la condizione, quindi è chiaro che da parte mia chiedo l'aiuto dei compagni, no? per cercare di trainarmi, di portarmi a una condizione migliore, e dal canto mio cerco di portare un po' di esperienza in base a quello che è stato fatto nella mia carriera. Quindi siamo dispiaciuti, io per primo, perché volevo magari esordire in maniera diversa, ma non possiamo neanche abbatterci più di tanto, perché comunque fra 3 giorni si rigioca, uno scontro molto importante, quindi c'è da ricaricare subito la testa, l'energia e arrivare a Chiavari con la mentalità giusta. Si superano sicuramente continuando a lavorare, c'è da lavorare duramente, c'è da pensarci, da pensare a quello che si fa. Una partita come oggi, se la perdiamo, vuol dire che qualcosa di sbagliato è stato fatto, quindi ognuno di noi a casa deve pensare a quello che può far meglio, no? Per riuscire ad arrivare poi dopo alla domenica ad ottenere risultati importanti. E poi credo anche che dobbiamo andare alla ricerca di un risultato positivo, di farlo pieno, no? Perché la squadra all'inizio dell'anno non ha ancora vinto anche una partita, e quindi credo che questo aiuterebbe molto alla squadra, visto anche tanti ragazzi giovani che in questo momento magari possono pensare e possono entrare un po' in paura, un po' in difficoltà. Invece andando a ricerca di una vittoria potrebbe farci sbloccare, potrebbe farci iniziare il nostro campionato.